Ciao Lolo, come ciao va? A tutti, tutto bene? Ok, e come procedono gli store? Bene, una bomba, siamo un po' stanchi, andiamo in giro come delle trottole, ma è molto divertente. So che questo è l'undicesimo comunque store. Io non sapevo che era l'undicesimo, ma sì, è l'undicesimo. Ok. Parlaci un po' del tuo album Bambino Soldato. È un album... Allora sì, il mio nuovo album, Il Bambino Soldato, è un album molto autobiografico. Per pubblicizzare Ulisse, dicevo, tratto da una storia non vera, a questo giro è tratto da una storia vera. Mi racconto a 360 anche con una maturazione rispetto all'album precedente, in cui credo che abbia avuto un ruolo importante anche l'esperienza di scrivere il libro. In quanto sono riuscito in determinate canzoni a uscire dalla mia comfort zone, grazie all'esperienza del libro e anche grazie all'esperienza di iniziare a lavorare con Fish, che mi sta sicuramente aprendo moltissime aree del mio cervello e del mio talento che non pensavo di essere in grado di esplorare. E il risultato, secondo me, è un disco molto bello, molto completo e che lascia spazio a determinati aspetti della mia personalità che prima non erano mai venuti fuori, ma che sono interessanti e taglienti. Posso fare un esempio, la mia autoironia o determinati lati di insicurezza che poi si contrappongono al mio pormi in una maniera molto sicura di me, molto confident, no? Anche questa dicotomia viene fuori che è molto interessante e apre la strada un po' per quello che è lo spiegarsi di un artista complesso come sono io. Il perché del nome Bambino Soldato? Allora, c'è un riferimento e una metafora, una citazione a un film di Fukunaga. Fukunaga è il regista, la cosa più famosa che ha fatto è stato girare la prima serie di True Detective. Adesso sta facendo dei film su determinate situazioni in giro per il mondo al limite. E mi sono ispirato a Beast of No Nation, il suo credo ultimo film, sulla storia di un ragazzino, di un bambino soldato, appunto, che viene strappato dalla sua famiglia e va a fare la guerra. Io mi sono, nonostante io venga da una famiglia tranquilla e tutto, mi sono rivisto in queste immagini, in questa... Sì, in questa metafora, perché non ho avuto un'infanzia normale, non ho avuto un'adolescenza normale, sono stato notato subito con il rap, diciamo, come un fan prodigy a 13 anni. Per me il rap è sempre stato un lavoro, non è mai stato un divertimento, neanche a 13 anni quando andavo in terza media. Okay. Quando andavo in quarta ginnasio mi sembrava offensivo che mi dessero i compiti, perché per me è stato questo. Io sono fatto così, da quando sono ragazzino ho il bisogno di lanciarmi nel fuoco, di mettermi da solo contro il mondo a dimostrare quanto valgo. Per me è la cosa più importante di tutte e più grande della musica. E poi ho trovato la musica come arma per esprimermi e facevo una rima che per me era normale e per gli altri era eccezionale. Di conseguenza è partito un po' un razzo che è stata la mia adolescenza e adesso la mia crescita, la mia vita, che non si è mai fermato e ho sempre costruito, ma ho sempre fatto la guerra. Questo si vede. Ho delle cose belle di cui vantarmi, di cui essere fiero, eppure io sono ancora pieno di dubbi, di fame, di rabbia e è un po' questo quello che racconto. Ottimo. Ho letto di una tua dichiarazione in cui sostieni che il tuo album sia migliore degli ultimi 10 anni. Sì. E c'è qualcosa che ti dà questa consapevolezza, cioè che ti fa dire appunto questo è l'album migliore degli ultimi 10 anni? La domanda non mi mette assolutamente in difficoltà, esatto, perché io sono molto lucido e razionale. Okay. Nella follia delle cose che dico. No, beh. Il punto è questo. Non vorrei che sembrasse un'affermazione di una persona che si vuole sedere sugli allori. Se c'è una persona che non è seduta sugli allori, ma che è insoddisfatta nonostante gli altri lo lodano, lui si sente un 1% di quello che deve diventare, sono io. Okay. Resta il fatto che se tu guardi quello che si sta facendo in Italia, che a me piace, perché c'è una buona comunicazione, ci sono tante persone che lavorano e ragionano con la propria testa, però se poi parliamo di rap, se parliamo di fare le rime, io sono il più bravo. C'è niente da fare, parlano le rime stesse. Tutto qui. Cosa ti aspetti di più da questo album? Cioè, cosa ti aspetti proprio? No, sono troppo preso da quando è uscito Ulisse fino adesso in questa corsa. È sempre stata una corsa la mia vita, ma da un anno. Io sono un solista in realtà da un anno. Okay. Nonostante ho già fatto cose importanti nell'underground, ma il mio percorso è iniziato da poco, di conseguenza sono troppo in corsa per rendermi conto delle cose belle o per dire cosa mi aspetto. Sono qui e lavoro e non vedo nient'altro, sono come un cavallo con i paraocchi lanciato verso l'obiettivo.
brano che ti piace di più da interpretare di quest'album? Allora, il brano che mi piace di più è Il Bambino Soldato, eppure è un brano mio, è un brano di Low Low che ho scritto con facilità. Il brano che mi dà più soddisfazione, perché sono riuscito, come dicevo prima, a uscire dalla mia comfort zone senza fare una canzone stupida, riuscendo a dire delle cose intelligenti, taglienti e allo stesso modo intrattenenti, è Basso Basso. L'artista che ti piace di più in assoluto? Rap in generale, proprio Kendrick Lamar. Grande. E il rapporto con i tuoi fan? Molto buono. Sono un fiume in piena di competizione, competitività e voglia di distruggere il prossimo. Questa cosa è una cosa che riesco ormai, essendo cresciuto, a riversare nelle canzoni, nelle interviste, quando voglio andare sul cazzo alle persone. Per i miei fan ho solo rispetto, amore, e lo vedi proprio dagli store, da come mi pongo. Stesso le persone pensano per le cose che dico, che sono cose in cui credo. Io sono uno che poi quando si prende un caffè con chiunque si mette al di sopra della gente, invece non sono così. Mettersi al di sopra delle persone che ti ascoltano o delle persone che non fanno musica in generale, che fanno una cosa diversa, è il primo segnale di insicurezza e di non fiducia in te stesso. Esatto. Io non sono così. All'interno del nostro portale cerchiamo alla fine di ogni intervista di dare un consiglio agli artisti emergenti. Ti senti di consigliare? Sì, assolutamente, c'è un consiglio universale che io potrei dare a una persona a cui voglio bene, che rappa, che vuole rappare e che spero che faccia qualcosa, o potrei dare a un ragazzo che conosco da 3 minuti ma che mi ha fatto una bella impressione. Ed è questo, specialmente in questo momento, aspettate di essere sicuri delle vostre abilità, delle vostre capacità, prima di uscire con il vostro primo singolo, con il vostro primo video, perché siamo in un momento dove è molto facile esporsi, farsi vedere, e fatto sta che costruire è qualcosa di vero, di oggettivo, e serve saperlo fare veramente. Ma non lo dico tanto per fare il discorso se non sei da pioniere, se non sai farlo, tutte quelle cose mi danno anche un po' fastidio. Io lo dico per i ragazzi, perché dal momento che esci con il tuo primo singolo la gente si ricorderà sempre qual è il tuo primo singolo. Io c'avevo la gente che mi diceva di uscire con delle cose a 13 anni, 14 anni, mi arrivavano le proposte discografiche, il mio primo video è uscito a 18, è stata una delle cose più intelligenti che ho fatto nella mia carriera. Questo è un po' il consiglio che do ai ragazzi, ecco.